Durante la Settimana Santa mettiamoci anche noi sulla strada dell'umiltà, sarà l'amore a guidarci e a darci forza. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto domenica nel corso della solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, il Pontefice ha benedetto le palme e gli ulivi nei pressi dell'obelisco di Piazza San Pietro prima di inaugurare la processione verso il Sagrato. Al centro di quella che appare una celebrazione tanto festosa, chiarito Papa Bergoglio, c'è in realtà una parola, umiliazione, che rivela lo stile di Dio, che si umilia per camminare con il suo popolo, per sopportare le sue infedeltà e conseguentemente quello che dovrebbe essere il tratto distintivo di un cristiano. Non c'è altra strada, non esiste umiltà senza umiliazione. Così il Figlio di Dio ha assunto la forma di servo, lasciando spazio a Dio, spogliandosi di se stesso. C'è una strada contraria a quella di Cristo, la mondanità. La mondanità ci offre la via della vanità, dell'orgoglio, del successo. E l'altra via. Il maligno l'ha proposta anche a Gesù durante i 40 giorni nel deserto, ma Gesù l'ha respinta senza esitazione. Nei giorni della Settimana Santa il popolo di Dio rivive gli accadimenti che hanno portato alla morte e risurrezione di Gesù Cristo, sperimentando il tradimento di Giuda, vedendo il Signore arrestato e portato via come un malfattore, sentendo le urla della folla lungo la via dolorosa fin sotto la croce. Dinanzi a un Dio tanto umile è impossibile non pensare a quanti oggi vengono disprezzati e perseguitati proprio per essere fedeli al Vangelo del Signore, a quanti sono umiliati per non tradire quell'amore. E pensiamo ai nostri fratelli e sorelle perseguitati perché cristiani, i martiri di oggi, ne sono tanti. Non rinnegano Gesù e sopportano con dignità insulti e oltraggi. Lo seguono sulla sua via. Possiamo parlare in verità di un nugolo di testimoni, i martiri di oggi. Lo scorso 29 aprile ha visto presenti in Piazza San Pietro anche tanti giovani giunti per la 30ª giornata mondiale della gioventù celebrata a livello diocesano. A tutti Papa Francesco ha chiesto di lasciarsi riempire dalla tenerezza del Padre per diffonderla nel mondo e di proseguire con entusiasmo il cammino di preparazione verso l'appuntamento di Cracovia il prossimo anno. A Maria, che ha seguito il proprio figlio fino ai piedi della croce, ha poi affidato le vittime dell'insensata tragedia aerea delle Alpi francesi. Affido alla sua intercessione le vittime della sciagura aerea di martedì scorso, tra le quali vi era anche un gruppo di studenti tedeschi.